Ok, droppa l'attacco speciale, sti cazzi, e vi slam killa. Da qui in poi, questa era la parte che funzionava del plan. Veniamo one shotati. Ora penso che Gyarados possa perdere da tipo crit into flinch into flinch into crit into crit into flinch. Appena max rollato, by the way. Questo waterfall non doveva fare tutti questi danni. Cioè, prende la kill. Oh no! Ho dimenticato la mega evoluzione di Alcremie. Adesso Alcremie mi outspeeda! Già. Allora. Abilità assurda di Alcremie non calcolata. Oh, lui ha T-Wave. È il motivo per cui Golem aveva senso, cioè che non prendevamo la par, ovviamente. Noi abbiamo bisogno di Rapid Spin qua. Golem ha il problema che potrebbe ribaitare Crocodile. E non riusciamo a baitare Chansey senza far switchare Crocodile. O senza killarlo, ovviamente. Se prende invece Body Press, ok. Quello che io probabilmente posso fare è scegliere un sesto mon che magari entri sulle Q di Crocodile, che realisticamente... E che magari lo killi tipo con flip turn, per dirne una. In maniera tale che ci possiamo riposizionare. Intanto fai venire il sole. Non ironicamente aiuta molto in Sinner. Vai, Dragapult! Allora, l'intimidate di Crocodile qui non entra, perché noi siamo clear body. Questo ci permette di fare un bel po' di danno con U-turn. Dragapult ci servirà per dopo. Abbiamo fatto un buon roll di U-turn, che a prescindere non muore mai da crit di nessuna roba. Arrivano le Stealth Rock, il che è ottimo. Ora, questa è una parte di plan su cui sono abbastanza sicuro, ma che potrebbe riservarci delle sorprese qualora Chandelure dovesse entrare. Ma Chandelure non dovrebbe entrare. Ok. Crocodile resta in campo. Abbiamo rollato il 20% che restasse in campo per la nuova IA di Radical Red. Ora, non farmi vedere Chandelure. Abbiamo Dark Pulse. Chandelure ha uno score di 13. Chansey ha un... Minchia, ho lasciato Ice Beam, spero che non calco. Ho lasciato Ice Shard, però... Ok. Noi abbiamo voluto baitare questo Chansey in campo perché è il Pokémon perfetto sul quale togliere le Stealth Rock. Nello specifico, Golem. Golem per questa fight è sorprendentemente buono, perché è il Pokémon giusto al momento giusto. Ad ogni modo, lui qua non dovrebbe switchare. Andiamo di Rapid Spin. Questo ci consente di togliere le Stealth Rock. Grazie alla natura jolly che Golem ha, è anche più veloce di Chansey, quindi in questo frangente Golem è letteralmente perfetto. Quindi, meglio evitare. LOL, abbiamo max rollato, va bene. Abbastanza indifferente questa situazione qua. Top. In teoria incinererà il Sword Counter. Arriva un Solar Beam che dovrebbe tenerci abbastanza tranquilli. In realtà. Ma non dovrebbe mai succedere. Arriva Nogov che ci toglie la Peach Berry. Ottimo meme. È come se ci avesse avvelenato. Flamethrower qui killa. E ora dovrebbe sempre essere Altaria. Perfetto. Qui la play è particolare. Questo Snorlax è baitato, cioè è buildato, scusatemi, per baitare lo switch su Chandelure. Potrebbe succedere. Con Heavy Slam facciamo 50% ad Altaria. Noi lo andiamo a tirare. Perfetto. Perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Questo è il plan. Entra Chandelure. Ovviamente non era scontato che entrasse, perché la nuova IA di Radical Red non è così prevedibile, ma è perfetto. Chandelure qui ha preso dei danni. E ora, contro Snorlax, non potrà mai essere Shadow Ball. Il nostro Snorlax non è Tick Fat, è Immunity. In più, se arrivasse Trick, adesso Dragapult prenderebbe la kill. È che non era scontato. Ok? Non eravamo mai giù di crit. Yes! Fottiti, stronzo! Questa è per Charizard. Ora calma e sangue freddo. Qui Altaria andrà realisticamente di Hyper Voice. Vai a fare U-turn, non c'è motivo per non farlo. Non c'è nemmeno motivo per farlo, ma va bene così. Quindi... Snorlax in realtà potrebbe dover fuggire da Altaria una certa. Potrebbe non riuscire a farlo 1v1 adesso. Ma abbiamo Cinderace. Qua siamo safe da crit di Altaria. Possiamo fare Heavy Slam. Ok. Siamo safe da Fire Blast. Sapevo che sarebbe successo qualcosa del genere. Ovviamente dobbiamo sempre prenderlo nel culo, altrimenti era tutto safe. Non farvi vedere EQ. Diventiamo di tipo acciaio e EQ rimane super efficace, quindi non cambia nulla. Abbiamo sempre la sciuca, la banca si attiva uguale. In più crittiamo e max rolliamo. Quindi buono. Godo, godo. E stiamo per affrontare, stiamo per planare una terribile lotta in doppio. Benvenuti. Immagino che Dragapult non abbia altre mosse drago fisiche che non siano... Sì, non penso che possiamo prendere la kill su Goodra in altri modi. Qua è evidentemente il calcolatore che è buggato. E ovviamente non possiamo... Dragon Rush 75% non è una buona idea. Dragon Claw non abbiamo l'MT, vero? Sennò probabilmente basterebbe. Cherrim è molto veloce perché è sotto sole, no? Però sì, allora in generale l'idea è... Penso che sia andare sulla slot di Cherrim. Vai!
Abbiamo un matchup sulla carta inattaccabile. Però, ehi, questo è Pokémon Radical Red. La gag di questo team è che sul lato sinistro ci sono Pokémon con Sepsipper. Sul lato destro ci sono Pokémon che spammano Petal Blizzard. Ora, la cosa interessante è che questo Goodra a un certo punto subirà un Petal Blizzard, ma in teoria penso che Cerulege possa prendere tra le 3 e le 5 kill in questa fight. Questo opening dovrebbe essere ok. Credo che sia anche abbastanza la soluzione più comune per affrontare questa lotta. Ok. Arriva Drain Punch, va bene. Ora che questo Goodra, come potete vedere, fa pochi danni, in teoria dovremmo essere abbastanza tranquilli. L'idea è quello di shottare tutto il lato destro del campo e poi gestire tutto il lato sinistro. Interessante. Ora penso che sia rilevante. Ok, può succedere. Va bene. Immagino sia ok. In realtà è abbastanza terribile questa cosa qua. A meno che Blaze Kick non kill. In realtà è abbastanza tremenda. Mannaggia a me che non ho seguito le mie idee. Mi sono affidato a questa. Vediamo un po'. Shadow Sneak. No, ma Teiflusion qui non muore mai. Unlucky. Qui l'idea è che adesso se entra Buffalant. Ok, entra Goodra. Ok. L'idea era che se fosse entrato Buffalant avrei potuto switchare Golduck safe, killare Venusaur, recuperare vita con Cerulege senza essere ospitato da Venusaur e rischiare il crit. Ora semplicemente torniamo sui binari prestabiliti. Dovremmo essere ok. Era gestibile, ma serviva evitare un po' di crit. Ok, ora c'è Buffalant. Cioè, scusatemi, c'è Florges. Qui è abbastanza importante tirare Bitterblade, ma uscire con Golduck. Non c'è niente di male. Golduck va via. Se non mi sto perdendo qualcosa, questo dovrebbe shottare. Perfetto, penso che Cerulege abbia preso 4 kill. Anche se arrivasse Dragon Hammer su Dragapult, ovviamente sono sfigato, non shotta mai perché lui è burnato, neanche crit. Perfetto. Vai, Dragon Darts. Ma bella l'animazione con Dripim. Ok. Goodra, scusatemi, Dragapult ha appena ciulato una kill a Cerulege, penso che sia l'unica che gli ciulerà. Questo dovrebbe fare circa 50%. E Bitterblade dovrebbe shottare sempre. È ospedal. Ok. Zero rischi. Abbiamo dovuto un attimino sistemarci. Perché non avevamo un plan per quello switch di Zerstrike. Eravamo ok. Semplicemente abbiamo fatto bene a portare più Pokémon. Allora. Quell'Ogerpon. Simpatico. Sembra che Cerulege faccia bene anche su di lui, no? Allora. Golduck distrugge Rhyperior. Riusciamo anche a evitare degli switch? No, ok. Con Cerulege è un tema. È una cosa. Sto cercando di capire come non farlo entrare in campo. In realtà io veramente starei cercando di capire quello. Rapidash, abbiamo detto, viene gestito da Dragapult. Beh, c'è un po' strano quello che abbiamo di Dragapult su Rapidash. Potrebbe spaventarci un po'. Anche se Turtonator magari. Però vabbè. Vai! Altra lotta su cui a livello puramente teorico abbiamo un matchup discreto. Oh, siamo sotto sole, il primo Pokémon è Rhyperior, ha una Rindoberry per tankare le mossa erba. Noi abbiamo ovviamente Golduck con Cloud9. Ok, Rhyperior è morto. Ottimo perché questo Rhyperior metteva le Stealth Rock, quindi era importante killarlo subito. Proprio non lo capisco, non la capisco questa IA su alcune cose. Cioè, wow, ha tirato veramente Earth Power. Bro, avevi... Avevi la kill di Solar Beam sotto Sun. Aveva la kill di Solar Beam sotto Sun. Che cazzo fa? Ok, no. Semplicemente ha giocato in maniera un po' strana. Lo switch avrebbe avuto una sua logica se questo Sunflora avesse avuto Clorofilla. Ok, questa volta ha funzionato. Rimane un po' inspiegabile lo switch di Sunflora. Ma non era un problema. È semplicemente che mi stupisce molto. E se succederà in occasioni più problematiche, sarà un problema. Ho fatto le cose bene su Dragapult. Sì, dai. È un po' fastidiosa questa cosa di Igor's Power. Però non dovrebbe essere un dramma. Allora, questo Rapidash è più lento di Dragapult. Ma siccome ha come abilità Blazing Soul, se tira Fire Lash dovrebbe attaccare prima di noi. Ok. Attacca per primo perché è Blazing Soul. Fire Lash può droppare la difesa fisica, ma siamo Clear Body, quindi non lo fa mai. Dragon Darts gli fa danno. Questo... Non vorrei sbagliarmi, vado a fare un check per sicurezza. Ma significa che ora Rapidash non può più attaccare per primo. Perfetto, altra kill di Dragapult.
Ora, Ogerpon è più lento di Dragapult, quindi nessuno ci vede di fare U-turn, non ha priority strane. Buono. Il fatto di avere un Pokémon che può fare U-turn con una velocità come Dragapult ci mancava tantissimo. Venian Shield non c'è l'armor su Turtonator perché il campioncino qui ha Mold Breaker. Quindi potrebbe comunque crittare rendendoci l'armor inutile. Ora, grazie a questo U-turn di Dragapult, non era ovvio che succedesse. Flamethrower non è più un range per killare in 2-8. Lo farò. Questa qua è la mossa esclusiva del Paradox di Entei. Ed è una Protect che burna chi la tocca. Ovviamente non sei di tipo fuoco come questo Ogerpon, ma è una mossa assolutamente insensata e rotta. Ok, questa volta lui attacca con Ivy Quigel. Non ho mai capito come si pronuncia questa roba. Il danno è francamente ridicolo. Non entra di Dragapult perché abbiamo a 13 di score sullo Switch, dato che è 2 hit che io ho con Dragon Pulse. Ora questo Ogerpon dovrebbe morire nel momento in cui piglio Flamethrower. Turtonator prende la sua seconda kill di tutta la run, il che è abbastanza ridicolo. Ora entra Dragapult. Grande Probobass. Mostra al mondo perché ti chiami Probobass. Lol. Va bene. Non dovrebbe essere un problema. Andiamo a tankarla bene. Ok. Direi che siamo sempre safe da crit di qualsiasi cosa. Ovviamente Probobass da solo non è assolutamente in grado di gestire Dragapult, ma se vi ho detto che è un pivot, un motivo ci sarà. Pigia Volt Switch. Questo Fire Blast crit non ci shotta mai. Se ci burna non ci interessa. E ora, col fatto di avere un Dragapult di due livelli più alto rispetto a questo, max speed, outspeediamo e chiediamo sempre. E Dragapult prende doppia kill. Bro, il mio Dragapult è shiny, non puoi toccarmelo. Pigia Dragon Darts. E questo è sempre morto. GG Dragapult! Non ho capito quello switch di Sunflora, per me è veramente inspiegabile. Non sembra c'entrare con Cloud9, eh? Ve lo dico subito, non c'entra con Cloud9. No, se non ce la fa Dreadnought, qua sarebbe ottimo avere Heracross skill link, ovviamente, ma non ce l'abbiamo. Senti, Incineroar mi sembrava una call discreta, potenzialmente. Non so se basta. Cioè, oddio, non basta mai. Se sono Charcoal, basta. Merda, neanche sotto Charcoal. Co2, cosa avevamo fatto la volta scorsa? Oh, certo, Tinkaton. Oddio, quanto mi manca. No, Quaquaval non c'era ancora. Quaquaval c'era solo nel mondo dei sogni, raga. Potremmo fare pre-damage di Incineroar e poi andare di Blaze. Quindi Insi pre-damage gestisce Crassol. Vabbè, dai, Serulege. Vai su livelli, per favore. Ok. Quell'Incineroar che vedete alle mie spalle non è l'Incineroar più sano del mondo, ma ha tutto senso, ovviamente. Allora, Crassol, entra il nostro Incineroar. Ora, il nostro Incineroar è danneggiato perché è un Incineroar abbastanza particolare. È un Incineroar senza Intimidate ma con Blaze. Questo Crassol ha Sturdy e le Steltrock. Modo migliore per gestire questa roba qua che ho trovato è fare Fake Out into Flamethrower. Incineroar outspeed sempre. Avevamo fatto i calcoli con la natura Quiet e Incineroar non outspeedava di due punti. Avremmo perso Incineroar se non me ne fossi accorto 30 secondi prima di entrare in fight. E niente, in teoria chiediamo Crassol e non dovrebbero esserci switch particolari con il set che abbiamo. Bug di Sturdy più Custap Berry, ragazzi. Non flincia su Fake Out. Ok. Ora, ok, questo Crassol è morto, gli si è preso la kill. È completamente inspiegabile questo. Io non riesco a capire perché entrino in campo questi Pokémon qua. Questo switch è completamente stupido, è completamente fuori dal mondo. Qua va bene, cioè Electros viene assolutamente wallato da Turtonator. Solo il problema di pensare che questa cosa può succedere altrove. Ok, immagino che Parr possa darci un po' di fastidio. Giusto per tankare un po' i Leftovers e vedere cosa fa lui. Ok. Insiste di T-Bolt. In maniera tale da fargli un bel po' di danno quando il prossimo turno. Napar. Ma in 10% comunque. Wait, c'è il trap, funziona solo col contatto? Cazzo, ho trollato. Wow, ho intato, scusatemi. Bella intata, Giovanni. Oh, merda, non ho neanche messo... Oh, Cristo, Dio. Faccio cacare a sto gioco! Non ho neanche messo Scorching Sand. A un certo punto entrerà Camerupt qua. Ok, ora devo stare tranquillo, raga. Dobbiamo rimanere concentrati un attimo. Ho fatto un po' di errori. Allora, saremmo andati in difficoltà a prescindere su questo Electros. Perché sono stupido. Abbiamo Swampert, alla peggio. 80, teniamo ancora crit. Va bene. Questo fa poco perché ha Assault Vest lui. Per questo volevo fare Sheltrap, ma... Sheltrap è solo con le mosse da contatto e per qualche assurda ragione mi sono dimenticato di sta cosa. Ho completamente trollato. Burning Bull. Ok. Bene, qua siamo safe, siamo salvi da crit.
Dobbiamo beccare un po' meno parre. Alla peggio, se riusciamo a evitare anche solo un lanciafiamme, può entrare Swampert. Okay. 104-62. Non dovremmo mai morire di crit dopo Leftis. Credo che questo Electros non possa mai switchare. Non sei protetto da crit o sbaglio? Sono protetto da crit. Ah, e la domanda è: sono protetto da crit? Sì, ho Shell Armor. Bravi, giusto. Questa è camera up sempre. L'ho trollata, che vi devo dire. Questa volta è un po' confusionaria, cerchiamo di uscirne bene. Allora, la nostra call su camera up è Snorlax. Rischia qualcosa. Se rischia qualcosa, mandiamo Swampert, che a sua volta rischia qualcosa. Qui su Turtonator, credo che sia Earth Power. Se il primo Earth Power non crita, Snorlax, ok. Quindi rischiamo high roll crit di due cosi. Non è diverso da rischiare doppio crit di Snorlax. Ok, perfetto. Non può boostarsi perché è Sheer Force. Ok, questo sarà probabilmente Earth Power. Bel roll. Ok. Spero solo che non switchi ora a camera up. Ok. Va bene. È abbastanza irrilevante ora. Ok, Mamoswine. Oh, Mamoswine, abbiamo il king dei pivot, come al solito. Ok, provo bassa levitate. È il motivo per cui è così forte. E ora walla completamente questo Mamoswine, che dubito possa mai switchare. Interessante. Lo sa che è morto, vero? Cioè, nel senso, ovviamente, questo switch è completamente insensato. Non muore qui, ovviamente, ma moriva di Power Jam. Per quale cazzo di ragione l'ha mandato dentro? Sono molto perplesso. Ok. Magari ne missi uno, stronzo. Non burnarmi o sono a posto. Vabbè. Completamente no senso questa lotta. Un non senso gigante. Ok, se entri di prova. Sì, ok, bravo. Entra di Livenny, che è meglio. Che se entravi di Mamoswine ti rendevo re dei coglioni. Sì. Ok, lol. Cioè, nel senso, parliamone. Serulege si fulla la vita con Bitterblade. Lui ha la session e abbiamo Shadow Sneak. A essere così buono, Serulege, onestamente. Ma in questa parte di gioco è letteralmente devastante. Oh, sì, Mamoswine lo shottiamo di Solar Blade. Avete ragione. Serulege prende doppia kill anche in questa fight. Non ha la stessa, stavo ragionando ancora su Bitter, ma abbiamo Solar Blade, siamo sotto Permanent Sun. Fossimo stati Jolly sarebbe stato ok, ma ci serviva la Bulkiness per reggere sicuro crit di Livenia più 2. Poi non è successo, ma perché il plan è stato andato completamente a troie. Vabbè, ci fa niente, è una Z Ice. Probas, doppia kill. È veramente buono sto Pokémon. Non pensavo potesse arrivare, cioè non... è davvero... Quanto dura sta animazione? Dai, muori, Flash Cannon ed è morto. Che lotta frustrante. Cioè, non abbiamo rischiato nulla, ma è stata una lotta frustrante. Dai, provo. Eccezionale, non credevo che potesse fare bene in così tante situazioni. Che cazzo di mossa? Non mi farò troppe domande. Bravo, provo. Dai. Adesso c'è un altro allenatore che vi vorrei fare prima di andare a dormire, ma giusto perché è l'ultimo allenatore prima del percorso. Così vuol dire che la prossima stream iniziamo a fare una serie di catture e ci prepariamo per un po' di fight. No, allora Serulege qua. Probas direi su Archeops in generale, vediamo. Runerigus su Jolteon. Cazzo, Gangshot, Meganium, ero veramente pronto. Zeguitor, penso di poterlo killare, sì, e Insi Fake Out, cioè ci sono mille modi per killarlo. Probabilmente Insi Fake Out è l'idea migliore. Perché possiamo fare il repositioning, no? Ah, quel Gangshot messo lì proprio per rompere i coglioni. Vai. Questa fight l'abbiamo plannata, penso, in 20 minuti. Speriamo di non aver dimenticato nulla, ma in teoria dovrebbe essere ok. Ah, che cazzo me ne frega di far bruciare il turno Executor. Allora, questo Executor è completamente inculato da Incineroar. Incineroar ha le safety goggles, quindi questo coso non tirerà mai Sleep Powder. Se ci permette di tirarlo giù e di riposizionarci, in teoria è un grande inizio di turno. Oh, tecnicamente abbiamo gli hard counter per ognuno dei Pokémon di questo allenatore. Dobbiamo ovviamente fare sempre attenzione perché è sempre Radical Red. Ok, ha switchato Executor. Questa non è una notizia incredibile, ma in realtà va anche bene perché, voglio dire, Incineroar ha sempre il matchup facile su Executor ora che abbiamo i safety goggles. Al solito, Serulege è letteralmente il GOAT di questa sezione di gioco e penso anche del video su YouTube a sto punto. Lui è più veloce solo perché è Bull Rush. Dal prossimo turno non lo sarà più. Questo vuol dire che Serulege lo annullerà. Quindi vai di Bitterblade. Altra kill da aggiungere al counter di Serulege. Ora che c'è fuori Executor non dovrebbe mai entrare perché Serulege lo distrugge con Bitterblade. Ok, e infatti è Archeops. Non penso che vi debba dire chi gestirà un Pokémon che ha una mossa volante, una terra e una roccia. E ovviamente anche U-Turn, ma a noi questo interessa al giusto. Allora,
tecnicamente il fatto che Executor sia sopravvissuto, perché adesso Probopass può baitare gli switch di Executor, temo. Al tempo stesso non vuoi fare Evolve Switch, questo Arceus può rimanere in campo, quindi pigeremo Flash Cannon qua, ma lui potrebbe switchare. Ok, perfetto, è letteralmente morto. Bravo Probopass! Credo sì, no, che lo one shot sempre. Chiamo Modest per evitare switch strani. Qua, Probopass ha letteralmente distrutto questo Arceus, bene. Con Executor dietro non era scontato. Avremmo potuto tranquillamente gestire la situazione. Bene. Questo Executor non può fare Sleep Out perché abbiamo Safety Goggles. Può fare Solar Beam e Weather Ball se vuole. Psyshock non può entrare perché siamo Incineroar. GG. It doesn't affect Incineroar per l'item che abbiamo. Ora In si può fare di nuovo U-turn. Se lui switcha va bene. Se non switcha muore. Se entra Tradigon, Incineroar prende degli hit del cazzo. Ma uno non è entrato. Due non è un problema. Wow, abbiamo fatto quasi 40%. A sto punto, bah, sì, manda Clotsai, va bene. Mando Clotsai perché almeno baito sempre Tradigon. E poi chiudiamo la fine Executor. Qua dovrebbe essere Q. Non credo che switchi su Tradigon. Penso che possa farlo, ma non credo che lo farà. Ok. Cioè, adesso che lo chiediamo entra sempre Tradigon, ma non ha uno switch, non ha uno score abbastanza alto per entrare in hard switch. Però è lo score più alto di tutti, quindi adesso entrerà. Executor viene one shotato da Mega Drain, da Mega Horn, quindi non entrerà mai. Arceops è morto, quindi non entrerà mai. Tradigon, arriverà probabilmente Dragonhammer. Cloyster prende facile la kill con Skill Link e Sickle Spear. Ok, è arrivato Glare. Abbiamo ovviamente una Lamberry per gestire questa roba qua. Se avevi le palle, Bird Keeper Robert, buttavi in campo Executor. Ma purtroppo non le hai. Ai noi. Bravo Cloyster. Oh no, se non faccio 4 hit, sono Skill Link. Oggi guardando un video di una Chrome ho scoperto che, non so se è una meccanica, ma Skill Link non si attiva se l'avversario ha weak armor. Credo che sia una meccanica della Chrome che ho visto che era run and ban. Bene, entra Executor che, ripeto, per la 50ª volta in questa fight a quanto pare non ha ancora capito il signor Bird Keeper, che non ha letteralmente modo di gestire Incineroar. Bene, abbiamo finito tutto questo split del percorso cursatissimo. Qua arriverà Solar Beam perché mi shotta. Voglio sperare che vedessi una kill anche di Weather Ball, altrimenti sei proprio stupido. Kill di U-turn per i punti. Per i punti tipo gare Pokémon, sai, no? Per lo stile. Va bene, ciao. 22 e 48 e siamo di nuovo a Fuxiaboli. Bene, il premio per essere arrivati a Fuxiaboli per tutti voi che siete rimasti connessi alle 3 di notte è questo. Bellissimo. Teddy Ursa delle Sevi. Questo potrebbe essere buono. Vai. Non le merde. Galvantula. Ok, va bene. È un Pokémon. Non credo che sia incredibile. Però credo che nel nostro box possa essere una bella aggiunta. Io trusto il gioco. Ok. Ah, la nostra opening su Brendan era abbastanza assassina con Greninja. Allora, vabbè, il potente fotte Urshifu, ovviamente. È praticamente il motivo per cui l'abbiamo preso. Ah, cazzo, però per Brendan possiamo provare a rollare Weezing. Ok. In realtà forse, ok, sì. In realtà forse vuoi provare ad arrivare sul percorso 17. Vogliamo Weezing, vero? Serulege avrebbe il vantaggio che recupererebbe vita con Bitter Blade, quindi, sì. Beh, posso iniziare a mettere da parte i Pokémon e poi andare a prendere Weezing. Oh no, ha rimosso il tizio delle lotte in doppio, raga. È stato... No, cos'è che devo fare, raga? Dai, mi dite qual è la frase di sto tizio? Pisello, Pisello. Il koala. Iscriviti al canale. Vai. Ora posso avere le mie egg move. Dai, dimmi che hai Shadow Sneak. Ma porco. Ma davvero non hai Shadow Sneak come mossa? Che cattura abbiamo oltre al Galvantula? Abbiamo fatto oltre al Galvantula. Abbiamo fatto lo Slowpoke. E ora stiamo cercando di sbloccare Iron Moth. Ora, la nostra lead contro Gengar è Dragapult. Dragapult è molto buono. Non solo perché è Dragapult, ma anche perché essendo molto veloce impedisce in generale che i nostri avversari switchino. Questo Shadow Ball non killa mai perché lui è Sash. Ok, abbiamo rollato basso. Shadow Ball, si attiva la Kazib. Ora, questo Gengar non dovrebbe switchare. Se lo fa potrebbe essere un po' particolare la situazione. Siamo clear body, quindi non ci troppo, ma è abbastanza indifferente. Qua andiamo a killare immediatamente. Sto pensando a ipotetici switch per cui converrebbe fare una certa mossa piuttosto che l'altra. Probabilmente U-turn. Ok,
Il motivo per cui Dragapult è così buono è che grazie alla sua speed in teoria sono molto più maneggevoli e molto più leggibili gli switch della IA di questo gioco. Cioè cosa ti manda in campo una volta che prendi una kill. Perfetto. U-turn no, perché è semplicemente più veloce da Pugoku, ci one shot. Tiriamo di Runarigus. Drop di Play Rough ci obbligherebbe a cambiare un po' le carte in tavola. Perfetto. Reggiamo sempre crit. Runarigus mangia la Citrus, va benissimo. È tutto estremamente safe. E Q non killa Tapu Koko, ma abbiamo Shadow Sneak in caso. Cioè è un range in realtà per killare. Ok, o possiamo anche crittare e shottare. Perfetto. Contro Urshifu abbiamo l'easiest game of our life. Questo tirerà sicuramente Surging Strikes. Noi entriamo di Among Us. E questa battaglia ruota tutto tutta attorno al matchup clamoroso che Among Us ha contro Urshifu. Surging Strikes critterà sempre perché è Surging Strikes. Ora, questo Urshifu sappiamo benissimo voler andare di U-turn qua. Quindi la nostra play è molto semplice. E consiste nel pigiare sintesi un turno. Wow, ok, d'accordo. Se reggiamo, lo reggiamo. Ok, perfetto, stavo dicendo. Ora sintesi è ok. Ok, non l'ha fatto. Strano. L'ultima volta l'aveva fatto molto, ma non cambia niente. Questo si è droppato le difese. Among Us ha appena preso la kill. Davanti a questo Among Us dovrebbe sempre entrare Sceptile. Non era così che avevo immaginato che andasse la fight, ma probabilmente è meglio. Questo dovrebbe essere sempre Sceptile. Perfetto. Contro Sceptile finalmente esordisce il miglior starter del mondo. Dovrebbe essere un matchup estremamente safe. Vai Meganium. Suppongo che questo faccia Dragodanza. Ok. Ora, Meganium tanca molto bene anche i suoi Bullet Seed. Bullet Seed, scusatemi. Ok. Ora, i suoi Bullet Seed sono un po' spaventosi adesso, ma a meno che tipo non li critti tutti e 5, ammesso che ne arrivino 5, Meganium è safe. Qua andiamo a fare Draining Kiss. Questo Draining Kiss sarebbe servito qualora Sceptile avesse deciso di andare di Bullet Seed. Andiamo. Letteralmente assurdo che Meganium muoia su questo Bullet Seed. E potrebbe anche fermarsi qua. E invece ovviamente continua. Comunque è ufficialmente safe Meganium, non morirà. GG. Prima kill di Meganium. Tutto ciò dovrebbe baitare uno a scelta tra Deoxys e Nilego. Credo che davvero non ci sia differenza. Okay. Nilego e Clotsire, abbiamo costruito tutto il plan affinché Nilego e Clotsire fossero gli ultimi... Nilego e Deoxys, scusatemi, fossero gli ultimi Pokémon a entrare in campo, perché sono assolutamente gestibili. Clotsire era unaware, quindi nonostante tutto questo show di Nilego, ormai lo sapete dal try 1, ma questa roba qua è ridicola. Andiamo a fare Ekum. Q one shot a Nilego, ovviamente. Perché il bro, non so se lo sapete, ma è veleno roccia, quindi muore. Clotsire unaware è il suo hard counter. E adesso entra Deoxys. Pensate un po'. Deoxys dovrebbe sempre tirare Psychic in questo caso. Credo possa tirare Extreme Speed, ma credo che sia sempre Psychic. E indovinate di che tipo è il Pokémon che abbiamo per gestirlo, è proprio Incineroar. Se tipo fa Extreme Speed crit, è una brutta cosa, ma possiamo sistemare. E dovrebbe essere sempre Psychic comunque. Intimidate ci aiuta. Forse anche Ace BMC potrebbe essere. Clotsire era un'ottima difesa, quindi immaginavo Psychic Stab. Ed è easy, GG. Non c'è nessun modo in cui possiamo perdere. Reggiamo sempre crit. È sempre figo fare fake out su Deoxys in questa forma, perché vedi quanto cazzo è cringe la sua vita. Bene, questa si conferma essere sempre una delle battaglie più facili di Radical Red. L'abbiamo plannata in, penso, non più di un'ora, onestamente. Intanto è partito Live Train, poi vi leggo. Prima la cattura. Per Liu Kang ha rinnovato l'abbonamento per 13 mesi. Non farlo, non farlo, non farlo. Che paura. Che paura quando ho visto quei poligoni. Oh, che paura. Va bene. Uno, due, tre. Dai, e falla semplice. Let's go! Bene, abbiamo nel box uno dei Pokémon più forti del gioco. Allora, possiamo farlo in due modi, ovviamente. O partendo, o stando sotto, o stando sopra. Iscriviti. O partendo dal percorso con la Rain, che è qui, o partendo dal percorso con la Sand. Non vorrei dire una cazzata, ma è meglio la Rain. Dai, dobbiamo planare questa. Ok, questa lotta funziona. Questa roba funziona che praticamente sopra il 75% di vita i Pokémon di Furio hanno tutti l'effetto aggiuntivo di Endure, quindi non moriranno mai. Lui ha Rocky Helmet. Se non sbaglio, l'ultima volta abbiamo rischiato sul Rocky Helmet, vero? No, 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 era un Crown di Scarlatto e Violetto. Nonostante faccia cagare, è ufficiale. Ah, ok, mi colpisce due volte a botta. Ok. Ok, è già calcolato da Shadow Shield, quindi mi blocca solo il primo.
Fa 36 di roll mini, 36-42 hit. Oh, bello però che non ci sono le Steltrox, sono contento. Pirlones potrebbe entrare, ma non se do soft stand, immagino. Ho una mossa folletto generica su Runericus. Qualcosa che sia super... non Crafty Guard. Oh wow, tra l'altro non li sta calcolando. Mi sembravano troppi danni, onesto. Ma li sta calcolando tutti di livello più basso. Mi sembravano troppi danni. Calcoliamo tutto come se giocassimo al 59. Aspetto ovviamente la gente che mi dirà crappo, ma... vabbè. Forza. Sto provando ad applicare delle conoscenze. Furio, sto cercando di applicare delle conoscenze. Allora, questa lotta è un po' un incubo. Questa è la cazzo di lead di sto idiota. Potrebbe essere il caso che non critichi due volte lui, magari. Questo danno farà di più perché abbiamo Shadow Shield. È come una multi-scale di tipo Spettro. No crit, quindi va bene. Questo Q non può mai shottare, ma sia per Endure, ma sia perché non può proprio mai shottare fisicamente. Ma questo Shadow Sneak lo fa. Prendiamo il recoil di Rocky Helmet. Va bene. Ora, secondo me, qui non è mai Zamazenta, ma è sempre Como, perché credo che l'IA non legga come possibile boost di Dauntless Shield una condizione pre-ingresso in campo. Da questo range Como non dovrebbe mai fare lanciafiamme, non dovrebbe mai fare ovviamente Close Combat perché siamo un tipo spettro, non dovrebbe mai fare Poison Jab perché fa 4%, dovrebbe sempre essere Cleansing Scales, non so se tira la Z, ma so che la mia play qui è Azumarill. Perfetto, ok. Sto Pokémon è ufficialmente una non minaccia, direi. Ora è rimasto in campo. Ok. Como è giù. Non sono contentissimo di questa cosa. Va bene. Ovviamente poi abbiamo Aqua Jet per tirarlo giù. E ora Aqua Jet killiamo. Perfetto. Questo Zamazenta adesso va a più uno. Questa fight può essere la Redemption Arc di Typhlosion Isui. Ok. Oppure il momento in cui Typhlosion Isui ci fa perdere. Importante. Ok, lui va di Wild Charge. Perfetto, ok, roll perfetto. Roll perfetto. Ha rollato basso ma ha attivato la Citrus. Se non ci avesse attivato la Citrus sarebbe stato un po' fastidioso. Ok. Ok, è andata bene. Questo ci farà pochissimo. Di Burn. Questa è la prima kill di Typhlosion Isui. Ne deve fare altre. Ok. Lui muore di Burn. Ora Typhlosion non è più di tipo fuoco. Questo in realtà è abbastanza irrilevante. Mamma mia che backsprite. Ok, è arrivato No Cough invece. Quindi, bene. Lui fa il suo personale Q. Non dovrebbe nemmeno andarci a metà vita. Ha fatto dei roll alti. Ci ha mandato esattamente a metà vita quasi. Ok. Crit inutile ovviamente perché c'è Fighting Spirit. Lui attiva la Lichy Berry, ma sti cazzi, abbiamo Shadow Sneak. Mi sono cagato per un attimo. Non l'ho mai considerata perché effettivamente non è da considerare. Shadow Sneak, killiamo. Okay. Ora non è mai Gallade. Meglio. Leggeva probabilmente una kill. Perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Eccellente, eccellente. Questa è l'idea. Will-O-Wisp. Ok, ha fatto Drain Punch qua. Sono stato immediatamente smentito. Credo che la Burn gli fa capire un po'. Bellissimo crit! Chill. Gallade Turtonator a più uno lo gestisce. Gallade dovrebbe subire della stessa sindrome di Annihilate. Soprattutto perché è Gallade normale, non vede i danni della Mega. Sinfruar. Fammi culo, ho fatto Drain Punch, ok. Va bene comunque, eh? Semplicemente un po' più rognoso. Fammi vedere Bull Cap. Bull Cap, Bull Cap, Bull Cap, Bull Cap. Bull Cap. Ok. Può essere che facevamo tanti danni a quello normale, sì. Fake Out. Farà poco. Ma è sempre buono. Sì! È forse skill issue, stiamo godendo. Scary face. Ora lui è più lento. Insi è più veloce. Se arriva a Night Slash faccio delle denunce. Succhiamelo. Ok.
Lui regge perché non era sotto 75. Ha una Salak. Sti cazzi, muore. Rage Fist. Se lo reggiamo, se è buggato. Altrimenti non è buggato. Non è buggato, era una fake info. Unlucky. Typhlosion non ha chiuso da eroe. Perché dovrebbe essere buggato? Perché ho sentito questa voce. Dragapult in culo con la sabbia. Questo mi ricordo che era il plan. Cosa minchia usavamo per Kabutops? Usavamo una combo assassina di U-turn, flip turn e golem per levare le stealth rock qualora arrivassero. Cosa che per esperienza arriva spesso. Poi in teoria dovremmo baitare Omastar e abbiamo Golduck Focus Sash. E a quel punto, se non erro, su Pinsir è il Bron. Ok, vai. Bene, fight che ci abbiamo messo un bel po' a ragionare tra una live e l'altra, ma dovremmo esserci. Si va a prendere la kill di questo Dragapult. Dragon Darts e Dragapult è giù. Se adesso entra Kabutops, sarei molto sorpreso, perché noi... Allora, Kabutops outspeed Dragapult, è l'unico Pokémon che outspeed Dragapult. Quindi, normalmente entrerebbe sempre lui. Ma, noi con i Empower Glass Wise Glasses vediamo una kill su Kabutops. Quindi, secondo me, l'IA di questo gioco qua, benché sul calcolatore come score di Switch di a zero, fa pesare comunque di più il fatto che Kabutops muoia. Quindi, secondo me, non entra Kabutops. Però, ovviamente, è una mia ipotesi. E se entra Kabutops, è interessante. Ok, non è confermata, ovviamente, perché potrebbe aver semplicemente rollato una percentuale random, però è un'altra prova. E andiamo a fare U-turn. Dentro Lanturn. Ok, non confondermi, per favore. Non farlo. E invece ha switchato, chi entra? Omastar, anche... Ok, questa credo che sia... Ok, interessante. Questa credo che sia a tutti gli effetti qualche IA con la Focus Sash, ragazzi. Pigiamo i Empower Grass, andiamo a prendere la kill su Omastar. Questo, ironicamente, dovrebbe ribeitare Kilowattrel. Perfetto. Perfetto. Ora vediamo se riusciamo a fare la stessa identica giocata di prima. Interessante che switchi sempre così questo Kilowattrel. Cioè, ci aiuta e basta. Però è interessante. Sta entrando con dei Pokémon che hanno 13 di score. Normalmente non succede questa cosa. Sto iniziando... No, ovviamente il game è gestibile. Entra Dreadnought e vince. E il punto... Tra l'altro, entra Dreadnought, vince... Per morire perché Rock Slide, Dreadnought, Speed e Kill alla Mega che prende il tipo volante. Quindi Dreadnought prende una kill. Ora entrerà Kabutops, non entrerà mai Kilowattrel. Ma con questo Dreadnought nello specifico in campo... L'ingresso di Kabutops è sempre ottimo. Kabutops è il problema principale di questa lotta. Lo dico per gli amici di YouTube. Perché ha Stone X che setta le Stealth Rock. Quindi era importante attirarlo in campo il più tardi possibile. Purtroppo c'erano modi molto fighi per non baitarlo in campo il più tardi possibile. Ma poi Kilowattrel l'ha mandato tutto un po' a troie. Abbiamo tutto sotto controllo, ma avrei voluto dirvi delle cose divertenti, invece le terrò per me. Qua outspeediamo, possiamo fare flip turn, che è obiettivamente inutile. Qua è sempre Jellicent. Eccolo qua, che vi dicevo. Ok, giochiamo quest'ultima parte di fight sotto Stealth Rock, ma non ci cambia assolutamente nulla. Jellicent prende la kill di Giga Drain. E adesso che è rimasto da solo Kilowattrel, riusciamo a fare quella giocata lì e prendere la seconda kill con Dreadnought. O comunque qualcosa che può essere ampiamente gestito da... Perfetto. Adesso finalmente riesco a fare quello che volevo fare prima, cioè lasciar perdere Kilowattrel. Cioè lasciar perdere la kill di Lanturn, andare a fare flip turn. Lui fa Hurricane, se ci confonde abbiamo una persi. Quando ho una Persim, regà, non succede mai. E Dreadnought prende la sua seconda kill e chiudiamo la fight. Mike Tina, mi dispiace, non hai neanche partecipato. Sì, Lanturn devo dire che ha fornito un bel po' di assist, avete ragione. GG. Va bene. Questa cosa di Kilowattrel mi ha lasciato molto perplesso. Ma siamo così sicuri di non voler fare gli allenatori... della Sand, ragazzi. Cioè, immagino che troverò qualcosa di disgustoso anche qua, eh? Ma almeno non ci sono doppie. È vero che c'è una back-to-back, però... Allora... Dragapult, one-shot a Mienshaw. Pochi cazzi. No, vabbè, perché c'è Sucker Punch di Ductrio, immagino. Dragapult rischia di sweepare. Perché c'è Sucker Punch di Ductrio, quindi no, evidentemente. Ci sono i cippini della Sand, immagino siano un tema. Probo a Spass. Dovrebbe essere ok, no?
Ned non fa poco. Pensavo facesse un po' di meno, onestamente. Probus, cazzo. E noi siamo sulla moto più tamarra del mondo. Adesso entra per sbaglio il secondo anziché il primo, il terzo anziché il secondo. Sì, close. Bene, ok, questa è una lotta back to back contro tre allenatori. Sotto permanent sand, due di questi otto Pokémon che andremo ad affrontare hanno l'abilità Sand Veil che aumenta la loro illusione. Sapete chi si diverte sicuramente? Dragapult. E dovrebbe baitare Ductrio perché leggiamo una kill su Heliolisk, anche se ha la Focus Sash. Ok. Dentro Ductrio questo è un matchup un po' fastidioso. È veramente forte. Arriva Ekuno e siamo Shadow Shield, quindi tanchiamo bene questo primo Ekuno, crit, molto importante. Ovviamente nel senso non è furbo, viene one-shotato. Eravamo safe da crit? Penso di sì. Non ho sbagliato a calcolare, vero? Vabbè. Ora, questo Heliolisk ha Sand Veil e la Focus Sash. Ursaring ha la Zoom Lens, ah scusatemi, ha la White Lens, per cercare di gestire un po' questa roba. Vol Switch, non va da nessuna parte. Ok. Non muore perché, come vi dicevo, ha la Sash, noi recuperiamo un po' di vita. Fortunatamente per il prossimo hit abbiamo Aura Sphere, dovremmo recuperare circa 40. Non era così safe questo matchup. Bel crit, sì. Ok, il secondo starta con Mega Kingler e anche un Dracozolt dietro. Ok, dentro Kingler. Qua rischiamo un acquagetto di Kingler. Questo Kingler è Mega Kingler. Non dovrebbe mai arrivare acquagetto, ne andiamo a fare U-turn perché lo speediamo. E questo ci aiuta con i roll di Golisopod. Qui si attappa l'attacco fisico e critta poi la volta dopo su Golisopod, ma dovremmo più o meno riuscire a recuperare. Ok, non boostarti, 10%. Ora Golisopod doppio Brick Break, killa. Ok, è rimasto, ha fatto Crabhammer, perché è stupido e non vuole boostarsi l'attacco. Brick Break. Ora, grazie a Dio, la Citrus di Golisopod si attiva ora. Ok. Vedeva così tanti danni su Golisopod, va bene. Questo fa garantito Bolt Beak. Questo è sempre Bolt Beak con Electric Gem. Dovremmo prendere pochissimo. Il problema è che si attiva ora. Non è una cosa a cui ho pensato. Vi devo dire la verità. Perché se switchava all'inizio era ok, ovviamente, gestivamo. Ma qui non abbiamo range. Tipo terra. Lol. Allora, la lead di questo tizio è Zygarde Cagnolino. Indovina chi viene outspeedato e one-shotato da Dragapult. Ok, bene. Ok, Golem prende meno danni, quindi può essere. Ok, lol. Da fare blocco. Così non può switchare. La cosa buona è che spreco la cesto Berry, quindi Ariama non tireranno knock-off. Questo, minchia che roll. Quindi, Ursaring è safe. Oh, giusto, avevo un turno in più. La clip questa di Probus che outspeed da Golem. Lui semplicemente tirerà sempre Smash, io tirerò sempre Rare. Spinge semplicemente Magnet Bomb. Ancora Smash. Non l'ho detto nell'intro della fight, ma siamo passati da Nord perché i matchup che avevamo a Sud non riuscivo ad affrontarli. Mi sentivo più queste lotte. Infatti questa l'abbiamo planata in tipo una quarantina di minuti, direi. Se rollo Magnet Bomb, sburo. Unlucky, va bene. Bene. Ora dovremmo svegliarci, giusto? Non fare Magnet Bomb a un certo punto. È safe. Se non avessi missato prima non avremmo potuto farla sta roba. Lol. Che vi ho detto? Va bene. Semplicemente Pidgeot Flip Turn. GG, non abbiamo missato, anche se avessimo missato era ok. Swampert ciula la kill, perché di questo si tratta. Tutto il lavoro di Probopass rubato. Per vincere contro l'ultimo Pokémon, cioè Ariama. E con Drain Punch recuperiamo più vita di quella che lui ci può togliere. Perché abbiamo Iron Fist.
Scopriremo subito. Off. È ok, l'item di Ursa Ring era una zoom lens abbastanza irrilevante. Ora Nocoff fa meno danni. Questo robo non ha mosse per colpirci fondamentalmente a Heavy Slam, che voglio dire. E Nocoff. Vai. Questo robo ha l'assault vest. Non penso che ti aiuterà, fratello.